originally, what's a banana? Whatever in the MC, J-Ax. Quando vedi che sei solo a stu mondo, quando il mondo che sta attorno ven bun, quando cadi ti rialzi com'è, quando piangi ti domandi il perché, quando crollano i tuoi sogni campione, vai cercando un po' di forza nel cuore, quando il mondo che volevi migliore, ti sorrise col suo ghigno peggiore. Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. Se non c'è l'umanità, chiedemelo perché, di una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è. You say, ci è, io ti dico a sé, dammi che come a me, le crescenze da una guerra. Tirano colpi e dopodiché danno la colpa a te, se il mondo cade in braccio e non fuma pace con il calumè. Colpa di noi selvaggi, con gli attuaggi, sarà che ci facciamo viaggi, ma sognare che ci rende saggi è uno tra i vantaggi di una vita imprecisa, ma che rifiuta decisa l'ingiustizia come la divisa. Ragazzi della crisi dei valori, riempiamo i diari coi pensieri migliori, e non vogliamo vinti o vincitori, ma tempi migliori per chiunque ha sofferto, e siamo uguali da Milano a Bari nonostante un verso. C'è chi studia per l'esame all'università, chi si sposerà e chi ha il cuore spaccato a metà, chi della terra è stufo e il cielo cerca gli UFO, chi al giorno ci ha rifiuto di ignorare dal cupo. E non vogliamo più eroi, nessuna bandiera, qui sono tutti cowboy, ma indovina chi vuole la pace stasera. Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. Quando vedi che sei solo a stu mondo, quando il mondo che sta attorno ven bun, quando il mondo che volevi migliore ti sorrise col suo ghigno peggiore. Quando vedo crollare quello in cui credo, poi mi sollevo e riparto da zero, so che ogni cosa la devo alle palle quadre di mio padre, al suo sudore, al sorriso di mia madre, al viso di ogni nonno che proietta amore. Mio fratello piccolo, ora più alto di me, nonna mi protegge sulla stella più bella che c'è. Ai miei amici esauriti, alle notti felici di vizi previti, realizzi che lo stile è quando siamo uniti, solo quando stiamo assieme la storia è invivibile. Basta parola ogni persona visibile, è tutto possibile, perché non sa rende e difende il sogno che ha, mentre il sole che scende saluterà. Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. Se non c'è l'umanità, chiedemelo perché, di una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è. You say, ci è, je suis ou te, voga cerche, pace, mezza sta uè. Se non c'è l'umanità, chiedemelo perché, di una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è. You say, ci è, io ti dico a sé, puttana che è come a me, la cristianza della uè. Noi, qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra. 2002, Jay Asha, ora vendo Whatsappana, Reverendo, grazie Axis, What's a banana? Whatever in the MC, J-Ax. Fiorella, come dice questa canzone, su fratelli e su compagni. Questa mi ricorda che, la Fiat. La Fiat ti ricorda. Ma che dici di questa campagna sempre elettorale del centro-sinistra? Beh, sta andando bene, c'è molta adesione. Attenzione, adesione, attenzione. Sentiamo Claudio del PD. Questo era Marco Ciolella di Sinistra Ecologia e Libertà. Claudio Ruggeri del PD. Dici qualcosa di questa giornata
che era messa al peggio, invece è uscito il sole solo per noi. Ma mi verrebbe da dire che qualcuno da lassù ci guarda, speriamo che ci guardi anche il 6 e il 7 maggio. E allora, sei soddisfatto della campagna elettorale fino adesso? Fino adesso penso che ci stiamo muovendo come coalizione nella direzione giusta. E della squadra? Della squadra è un'ottima squadra, che penso che sia la squadra vincente, la squadra giusta che ci voleva per Torrita. Grazie Claudio. Prego. Questo gruppo qua c'è sta il candidato sindaco Sergio. Ciao. Ciao Sergio. Dosso, tutto bene? E allora questa è l'ennesima iniziativa del centro-sinistra. Sì, è una bella iniziativa, coinvolgiamo anche i sindaci del nostro territorio e li ringraziamo perché si sono resi disponibili e cercheremo di parlare di come i comuni possano mettersi insieme per organizzare e gestire i servizi e le funzioni. Vai Sergio. Questo è invece Emiliano, candidato, fa parte della squadra dei candidati al Consiglio Comunale. Allora Emiliano, questa per te non è la prima volta. No. Che dici però? Che sensazione hai rispetto all'altra volta? Rispetto all'altra volta sono molto più fiducioso, questa volta sento che possiamo farcela e sono ottimista. Quindi, E allora in bocca al lupo a te, in bocca al lupo a tutta la squadra. Crepi. E al centro-sinistra. Crepi. Ma il PSI di Torrita cosa dice? Allora noi veramente stiamo rivivendo una nuova stagione molto interessante. Siamo partecipi di una unità della sinistra e io ho l'ambizione che Torrita sia la Epinei italiana per unire la sinistra. Il centro-sinistra si afferma a Torrita, si affermerà in tutta Italia. Forza compagni! Viva Hollande! Viva Hollande! Sara, questa è la nostra candidata di punta, Sara Fusco, candidata del Partito Socialista Italiano, militante dell'FGS, dei Giovani Socialisti. Ecco con un'altra compagna, mettete vicino a Sara che ci vieni bene. Allora Sara, dimmi che impressione hai, sei stata coinvolta in questa, ma non ti avvicinare? Tutti, dobbiamo fare sì, una sì. Cosa. No, dimmi una cosa, in mezzo a tutti. Sei stata coinvolta in questa avventura per te, nuova? Sì. Dammi un giudizio veloce, in quattro battute. Positiva, emozionante e stimolante. Brava. In bocca al lupo, crepi. Sara. Uomo di punta Mario Boschi, eccoci qua, nostro candidato più giovane. Sì, grazie. Le sue idee sono di una giovinezza tale che non stanno dietro i bambini. Mario, dacci un giudizio veloce su questa campagna elettorale. È una campagna elettorale che sta entrando proprio nel vivo. Questa sera faremo qualcosa di buono sicuramente e insomma ci avremo un confronto che è interessante ed è un punto forte del nostro programma, quello dell'unione dei comuni. Senti, della squadra che ti accompagna in questa La squadra, io faccio parte della squadra. Ecco, che ne dici? Probabilmente sono... È all'altezza la squadra? Oltremodo all'altezza. Noi faremo come siamo sei, insieme al sindaco, al candidato sindaco. Quindi siamo una squadra del capitano, di pallavolo, quindi faremo delle schiacciate eccezionali. E del capitano che ne dici? Il capitano è... Il nostro punto di diamante, per cui a un certo momento. E allora in bocca al lupo a te e a tutta la squadra, Mario. E io ringrazio e al centro sinistra. Questo è Giuliano Bozzidelli, altro candidato della lista del centro-sinistra. Dammi un parere di questa campagna elettorale fino adesso. Beh, una campagna elettorale da parte nostra splendida, gruppo fantastico, ottime persone, giovani, meno giovani ma esperti. Le idee, il programma fondamentali, cioè abbiamo un programma che spazia dal verde alla natura, all'ecologia, al come fare e fare bene. E quello che ho letto in questi giorni penso che per noi è l'arma vincente. E allora diciamo insieme forza al centro-sinistra. Forza centro-sinistra e in bocca al lupo Giuliano, a te e a tutta la squadra. Grazie. Ecco Paola Caprioli, un'altra nostra candidata, lei si occupa del sociale, specialmente di una cosa molto importante, i donatori di sangue. Paola, che ne pensi di questa campagna elettorale fino adesso? Io
penso che sia un'ottima campagna elettorale, ho degli ottimi compagni di avventura. I riscontri tra la gente ci sono? Ci sono ottimi e sono molto positivi. E allora possiamo dire insieme Forza Centrosinistra e Forza Sergio Papa? Forza Centrosinistra e Forza Sergio. In bocca al lupo Paolo, a te e a tutti gli amici e i compagni della lista. Crepi. Allora, girate Giovanni. Guarda, siamo socialisti, va bene? Va bene? E allora, questa campagna elettorale e questo fatto che i socialisti sono entrati come protagonisti in questo centro-sinistra, cosa ne pensate? È una cosa buona, è giusta. E vedremo i frutti nel futuro. Ce lo auguriamo. Abbiamo candidato una giovane compagna, Sara Fusco, eccola lì, che è tutto il nostro orgoglio, la nostra speranza. E i cittadini toritani ci ringrazieranno per questo. Forza compagni! Vabbè, ma io stavo parlando, è una cosa importante con Menegna, cioè, ma è interessante. Allora, chi è che... Siamo in attesa di iniziare la nostra manifestazione con i sindaci del territorio. Questi sono tutti gli amici e i compagni. Una panoramica. Buonasera Giulio, buonasera, grazie della tua presenza. Grazie a voi. Farci testimoniare anche per quello che sta facendo loro. Si sta. Mappone, Massimo Antonicoli, un altro compagno impegnato in questa campagna elettorale. Vai compagno. Dì qualcosa di positivo. Qualcosa di positivo. Sappiamo oggi che la politica è in forte calo nel giudizio generale della gente, ma noi chiamiamo la politica e chiamiamo l'appartenenza dalla base, vogliamo dare un esempio di partecipazione forte, perché si rinnovi la politica, perché la politica non sia più la politica degli apparati, ma la politica della gente, e nei partiti troviamo la nostra casa. Partiti da rinnovare sicuramente, partiti da rilanciare sicuramente, ma partiti di cui non si può fare a meno. Ecco perché noi abbiamo avuto la forza e il coraggio di presentarci in questo paese con una lista marcata centro-sinistra, e questa riteniamo sia la nostra forza contro ogni tentativo di personalizzazione della politica, di
piccoli interessi di parte, di piccole parrocchie che non devono avere più cittadinanza in questo nostro paese. Per questo motivo abbiamo anche voluto celebrare questo incontro con i responsabili degli enti locali. Qui abbiamo dei sindaci importanti, presidi di democrazia dei nostri paesi qua vicino. Ebbene, questo incontro non è un incontro per trovare delle sponsorizzazioni. Noi non abbiamo invitato questi amici per sponsorizzare la nostra lista. Noi li abbiamo, non li abbiamo invitati per sponsorizzare la nostra lista. Li abbiamo invitati perché sin da adesso vogliamo aprire un confronto su uno dei temi importanti della nostra partecipazione politica, cioè l'unione dei comuni, perché non crediamo che in realtà così piccole e modeste. I partecipanti a questo nostro incontro daranno le loro risposte anche sulla base di esperienze, di cose già fatte o cose che si intende fare. Ma se vinceremo le elezioni, come io credo che noi vinceremo queste elezioni, ebbene, già da adesso abbiamo impostato un discorso di collaborazione, già da adesso troveremo sicuri rapporti istituzionali, forti, ognuno con una propria proposta, ma certi che si troverà quella sinergia necessaria per portare avanti, per far crescere il nostro comune all'interno di un territorio e crescere insieme con gli altri comuni. Io saluto e mi scuso di questa premessa, ma saluto con grande riconoscenza per la generosità e la disponibilità i qui convenuti, a cominciare dal sindaco di Fiano, Ottorino Ferilli, e del suo vice sindaco qui presente, che ci hanno onorato di questa presenza, e sappiamo che il comune di Fiano avrà alcune cose da dirci rispetto ad alcune esperienze positive che noi vorremmo in qualche modo imitare, se ci è possibile, se ci è possibile. E poi l'altro sindaco importante, vicino nel territorio confinante, siamo a quattro passi, probabilmente sindaco Carlo Cola di Nazzano, dovremmo in qualche modo attenuare, se è possibile, non l'identità dei singoli comuni, perché a quella identità noi siamo fermamente, di quella identità siamo fermamente gelosi, ma attenuare il sentimento di un campanilismo spinto, questo sì, perché attenuando questo sentimento probabilmente riusciremo a fare dei passi avanti nell'unione dei comuni. E poi saluto anche per il comune di Civitella San Paolo l'amico consigliere comunale capogruppo di maggioranza Capi Giuseppe. Ecco, da questo momento inizia il nostro incontro. Vi prego di accomodarvi. È una collaborazione da definire per servizi comuni. Qualcosa già è stato fatto, ma probabilmente molto altro bisognerà fare. Io faccio riferimento ad esempio ad un servizio di pulizia intermunicipale di cui si avverte l'esigenza, faccio riferimento a degli uffici tecnici che probabilmente dovranno trovare una maggiore incisività nel territorio ed altre questioni che sicuramente nel dibattito. Grazie per l'invito, sono contento di essere qui questa sera perché comunque ci stiamo aggiungendo a una data importante che è quella delle elezioni comunali, che solitamente sono quelle che più di ogni altra toccano i sentimenti e il cuore di ognuno di noi. Le cose che sono state dette da chi mi ha preceduto sono fondamentali. Io parlerò di una parte delle cose che sono state dette, dei temi che sono stati messi in campo, poi l'altro, per quanto riguarda l'esperienza di Fiano, lo lascio al sindaco. E noi ci troviamo in una situazione politicamente parlando e amministrativamente parlando in Italia molto difficile. Tanto mi ha fatto piacere il fatto, quello che è stato detto nell'introduzione, ovvero che a differenza di come si fa solitamente in alcuni piccoli paesi, c'è stata la volontà di dichiarare chi si è e da dove si viene. Il fatto dei partiti come centro della democrazia, come strumento democratico che è l'ultimo baluardo
rispetto all'antipolitica dilagante che sta andando molto di moda oggi nel nostro paese e che poi sfocia nell'astensionismo, quando invece ho sentito qui parole molto serie per quanto riguarda la partecipazione. La partecipazione non è solamente il voto alle elezioni, la partecipazione è incidere su quelli che sono i progetti e il cambiamento di un paese, e mi sembra che con questa impostazione di campagna elettorale si vada assolutamente nella giusta direzione. Noi a Fiano, poi approfondirà a Torino, stiamo portando avanti questo discorso di partecipazione, non abbiamo fatto solamente dopo le elezioni, prima delle elezioni, lo stiamo facendo anche dopo, dove a 6 mesi di distanza dalle elezioni stiamo incontrando quartiere per quartiere, confrontandoci con tutti i nostri cittadini per capire come l'azione amministrativa può incidere sulle esigenze reali di chi abita il paese. E se questo è il trend sul quale vi state muovendo, sicuramente penso sia quello più opportuno, almeno noi a Fiano pensiamo che esso lo sia. Quindi a livello, a partire da Torrita per quanto vi riguarda, arrivare a livello nazionale. Noi siamo all'interno di una situazione che è difficile, sia politicamente, come dicevo prima, sia amministrativamente. Perché? Perché se i comuni sono lasciati ognuno a se stesso non si va da nessuna parte, se i comuni invece entrano in sinergia tra di loro e applicano un'azione politica e amministrativa comune si può e si deve andare lontano. Quindi questo è l'altro tema che mi è piaciuto dell'introduzione, e questo si traduce in temi molto concreti. Noi veniamo da una notizia di questa mattina, tutti sentite quello che ha fatto il governo, l'IMU, le varie tassazioni e quant'altro. Noi veniamo da una notizia. Vi ringrazio di avermi invitato, in particolare Sergio, che ha voluto fare un momento quasi istituzionale, nel senso che ha invitato i sindaci dell'area, i sindaci dove ci sono amministrazioni di centrosinistra. Niente, io volevo soltanto dire una cosa in aggiunta a quello che è stato detto per quanto riguarda i servizi da mettere, da gestire in comune. Nazzolo e Torrita gestiscono da parecchio tempo, sapete, la riserva naturale. Dagli anni Ottanta con Sergio ci siamo ritrovati in diverse occasioni, no, a discutere delle problematiche della riserva, dell'ambiente, quindi del nostro territorio. Adesso una cosa che non è stata detta è che siamo obbligati a svolgere i servizi insieme agli altri comuni. La cosa brutta è che non ci lasciano decidere, purtroppo, con chi fare i servizi e quanti cittadini dobbiamo raggiungere poi con questi servizi. Purtroppo parliamo di veramente una cifra notevole, che sono 10.000 abitanti. Cioè organizzare tutti i servizi del comune, tutti, dico dall'anagrafe, l'ufficio tecnico, la vigilanza e tante altre cose, organizzarla su 10.000 residenti, quindi sui comuni che hanno una popolazione fino a 10.000 abitanti, diventa problematico. Questa infatti è una bella sfida che abbiamo davanti, e dobbiamo cercare di evitare che poi questa cosa non riusciamo a gestirla direttamente. A me sarebbe piaciuto riuscire a fare una cosa, cioè riuscire a gestire tutti i servizi nell'ambito qua dei nostri paesi più vicini, da Filacciano, Nazzano, Torrita, magari allargandoci a Civitella, pure se rispetto alla Valle del Tevere è un pochino diversa, c'è una storia diversa. Però non possiamo fare così, quindi diciamo che diventa importante capire come affrontare queste problematiche, che sono molto complicate, complesse. Quindi bisogna lavorare per capire come riuscire non a garantire i servizi che oggi abbiamo, pure perché, ripeto, tutti lo sapete, Nazzano e Torrita alcune cose già le stanno facendo, no? C'è in comune abbiamo la responsabilità dell'area dell'ufficio ragioneria, nel senso che
tutto quello che esce dal comune dei pagamenti viene fatto in un accordo, perché abbiamo il responsabile di Mario Segoni che lavora al comune di Torrita e lavora anche a Nazzano, idem per la segreteria, cioè stiamo facendo, i due comuni stanno lavorando per raggiungere questo obiettivo della riduzione dei costi, migliorare i servizi e appunto rispettare poi le norme che sono state approvate recentemente. Quindi al fine di evitare che poi non riusciamo tra tutti i comuni dell'Unione a organizzare i servizi e quindi arriva qualcuno, che bisogna cominciare a lavorare seriamente. Quindi non appena fatte le elezioni bisogna chiaramente impegnarci su questo fronte. Condivido tutto quello che è stato detto in materia dell'acqua come bene primario, sappiamo tutti, abbiamo partecipato al referendum, abbiamo veramente lavorato tanto in quella direzione e oggi invece ci accorgiamo che tante cose con la CEA non riusciamo a completare bene quello che è il nostro pensiero. Ha alcuni elementi di riflessione da porre all'attenzione degli interlocutori di questa sera. Prego Sara. Buonasera, innanzitutto esordisco dicendo che sono assolutamente d'accordo con quello che è stato detto da coloro che mi hanno preceduto e condivido in pieno le parole importanti che sono state spese su tematiche primarie. E vorrei inoltre porre l'accento su altri temi che mi sono particolarmente a cuore, a me e ovviamente alla lista, ai componenti della lista di cui faccio parte. E questi temi sono quelli della valorizzazione del nostro territorio, un territorio che ha una determinata vocazione e che per molto tempo è stato trascurato. Mi riferisco in particolar modo alla riserva. Noi abbiamo la fortuna di avere nel nostro territorio l'area protetta della riserva naturale Tevere Farfa, che è stata ed è tuttora un po' trascurata dalle istituzioni e questo è un peccato, perché è una risorsa per il nostro territorio e conseguentemente non essendo stata trascurata da quelle che sono le istituzioni, poi non è stata conosciuta, non è stata apprezzata e amata. E questo appunto noi vorremmo ovviare a tutto ciò mettendo in campo delle iniziative e delle campagne per far sì che questo territorio possa essere conosciuto, amato e rispettato, in particolar modo dai giovani, dai ragazzi. E parlo dei giovani perché è un altro tema che a noi sta molto a cuore, a me in particolar modo, perché siamo il futuro e questo purtroppo è un momento negativo un po' per tutti, ma per noi giovani in particolar modo, ed è per questo che vorremmo mettere il nostro impegno affinché i ragazzi di Torrita possano amare il loro paese e vi possano trovare almeno un po' di quello di cui hanno bisogno sotto tanti punti di vista, in termini culturali, in termini di istituzioni, in termini di svago. E vorremmo, ci piacerebbe mettere a punto delle iniziative, organizzare eventi culturali, manifestazioni, per creare dei momenti di aggregazione e di svago per i giovani e non solo. Ho sentito parlare di scuola da chi mi ha preceduto e quella è una tematica molto importante. Condivido in pieno l'importanza dell'istruzione pubblica, che deve essere garantita a tutti e di facile accesso a tutti, nonostante i tagli e nonostante le restrizioni sempre più imperanti. Ed è per questo che per ovviare anche alla difficoltà dei giovani di orientarsi nel mondo della scuola e nel mondo del lavoro, vorremmo istituire, con la collaborazione delle amministrazioni comunali dei paesi limitrofi e delle istituzioni scolastiche, uno sportello per facilitare e favorire l'orientamento scolastico. E prevediamo inoltre la formazione di una consulta giovanile per ascoltare la voce di noi ragazzi, quindi quelle che sono le nostre esigenze, i nostri
bisogni, i nostri problemi. E un altro tema su cui abbiamo a lungo dibattuto e che vorrei portare oggi qui a tutti voi è quello del pendolarismo, che è un fenomeno che interessa il nostro paese, molte persone di Torrita, io per prima, è una realtà che viviamo quotidianamente e vorremmo cercare di rendere più agevole possibile i trasferimenti e i collegamenti tra Torrita e in particolar modo la stazione di Poggio Mirteto, e questo intensificando le corse degli autobus sia pubblici che privati. E parlando di trasporto e di viabilità, il nostro impegno sarà anche nel cercare quantomeno di tentare di risolvere il problema annoso e decennale del ponte sulla ferrovia, che limita e rende anche non sicura la viabilità e il trasporto. Grazie. C'è stata elettori ed elettrici ed elettori, insomma, cittadini, c'è stata un'apertura interessante, no? Su temi che esigono una unione tra comuni. Se noi pensiamo all'orientamento scolastico, all'orientamento formativo, ma anche alla opportunità. Anch'io ringrazio tutti i componenti della lista, Sergio, tutti i colleghi e voi tutti per aver voluto la nostra partecipazione questa sera in questo appuntamento così importante. Ma devo dire che molti punti sono stati toccati. Oggi si parla di un programma elettorale e quindi di della costruzione di un percorso, della costruzione di un progetto politico politico e amministrativo, un progetto su cui poggia tutta la squadra che si confronterà alle prossime amministrative. Si è parlato molto di politica della partecipazione. Io vorrei dire che questo percorso inizia con uno strumento di alta democrazia e di alta partecipazione, perché siamo arrivati alla candidatura di Sergio Papa, candidato a sindaco della lista di centrosinistra, attraverso uno strumento importantissimo, che è lo strumento delle primarie, dove si chiamano a raccolta i cittadini ad esprimere il loro pensiero e a votare tre candidati, no? I tre candidati che si sono presentati e confrontati alle primarie. Diciamo che noi siamo stati chiamati qui a rappresentare la nostra esperienza, come diceva poc'anzi nell'intervento che mi ha preceduto di Davide. Noi abbiamo costruito il nostro programma, come ha detto benissimo nella premessa Mario Boschi, sulla partecipazione. Grazie a tutti, grazie dell'invito a nome e per conto del sindaco di Civitella Palmucci Lorenzo, che mi ha pregato di rappresentarlo in questa serata bella, perché si riscopre il sentimento della vicinanza, del spalla a spalla, non porta a porta, spalla a spalla. Noi a Civitella abbiamo iniziato già dall'anno scorso un grande connubio, perché Palmucci Lorenzo qui lo conoscete tutti quanti, abbiamo iniziato un accorpamento già territoriale con una figura che per noi è stata importantissima per i suoi progetti, per le sue idee e per lo sviluppo del territorio. Noi abbiamo evidenziato più volte il centro-sinistra. Qualcuno dice il centro-sinistra, che significa? Il centro-sinistra viene da una grande storia, da una grande tradizione. Nel nostro paese la sinistra ha portato sempre un benessere, ha portato sempre un rispetto, ha portato sempre uno sviluppo che molto spesso è stato un pochettino messo da una parte, perché eravamo abituati ad avere tante cose, eravamo abituati a prendere, a spendere. Adesso siamo in un momento delicato, un momento di restrizione, non per colpa nostra, non per colpa della sinistra, perché noi nel 2006 con un governo Prodi, che tutti quanti sappiamo, abbiamo lasciato un PIL a 103. Ringrazio veramente di cuore gli amministratori, amici che sono venuti qua e ci hanno portato la loro testimonianza,
La nostra è una iniziativa che non vuole essere un'iniziativa che coinvolge in qualche modo i sindaci per poter poi sponsorizzare la nostra lista. Noi abbiamo una nostra cultura istituzionale e quindi ci siamo organizzati, abbiamo invitato i sindaci perché sulla base del nostro programma, un programma che prevede una organizzazione dei servizi territoriale che consenta l'ottimizzazione della gestione dei servizi, non soltanto perché saremo obbligati in parte a mettere insieme i servizi e le funzioni, ma anche perché la nostra cultura ci porta a stare insieme, a mettere insieme quelle che sono le risorse istituzionali per poter poi amministrare meglio il paese, cercando soprattutto di ridurre i costi, ottimizzare la gestione e quindi di ridurre le tariffe per i cittadini. Ma non vorrei soltanto ringraziare questa sera gli amici amministratori che sono venuti. Intanto volevo scusare il sindaco di Poggio Mirteto Refrigeri, che non è potuto essere presente perché è purtroppo malato. Ringrazio anche Lorenzo Palmucci che mi ha telefonato scusandosi di non aver potuto partecipare perché impegnato a Civitella. Ringrazio comunque Peppe di averlo sostituito degnamente. Ma io vorrei questa sera ringraziare altri, ringraziare anche l'amministrazione uscente, tutti gli amministratori uscenti, tutti. Però consentitemi, perché comunque fare amministrazione è una cosa dura, faticosa, a prescindere dal giudizio che noi diamo di questa amministrazione, un giudizio critico. Però vogliamo ringraziarvi lo stesso. Però consentitemi di sottolineare, di ringraziare i consiglieri di minoranza, Gino, Emiliano, Paola e Tonino Caprioli, perché io nella mia esperienza ho vissuto due tipi di posizioni, la posizione di maggioranza e la posizione di minoranza. Questa mi ha formato molto, perché mi rendo conto che cosa significa amministrare, avere un ruolo diretto di responsabilità, ma mi rendo anche conto che cosa significa avere un ruolo di controllo dell'amministrazione, il controllo difficile, senza strumenti adeguati, senza uffici, con grandi difficoltà di accesso anche alle informazioni, ma non per colpa ovviamente di chi dovrebbe darle, ma perché poi noi non facciamo gli amministratori di professione. Noi siamo amministratori che si alzano la mattina come fanno tutti, vanno a lavorare, hanno le loro attività e poi si spendono per l'amministrazione pubblica in maniera semplice, senza nessun interesse, guardando soltanto al bene della propria popolazione, del paese dove si vive, dove abbiamo deciso di far crescere i nostri figli. E quindi è su questo che noi dobbiamo basare le nostre attenzioni, vivere anche con passione quelle che sono i nostri impegni, quelle che sono le nostre attività, qualche volta fare spallucce anche a qualche piccola calunnia, ma non fa niente, fa parte del gioco, fa parte dell'attività, della nostra attività, di chi si spende pubblicamente può essere anche oggetto di questo, ma non fa niente, bisogna essere superiori, bisogna essere in grado di accettare anche le critiche quando sono giuste, bisogna essere in grado anche di tenere in considerazione quelle che sono le proposte di persona, un'unica persona al comando. Noi saremo un gruppo di persone. Noi abbiamo condiviso un assunto fondamentale, che è il senso della responsabilità collettiva, recuperare il senso della responsabilità collettiva per noi significa guardare ad un'amministrazione che ha le responsabilità, dove ogni persona si assume la sua responsabilità, rende tutto pubblico e alla fine deve rendere conto ai cittadini.
Noi pensiamo che sia fondamentale questo, ci teniamo, e tutte le persone che sono in lista con me, che io ringrazio per aver accettato, questa loro responsabilità, avranno questa responsabilità, quella di ribadire la loro capacità di rendere conto ai cittadini in qualsiasi momento. Ci teniamo moltissimo a questo, perché la partecipazione è una delle cose essenziali di un'amministrazione. È opportuno, in una situazione indistinta ormai da molti anni a Torrita, dove spesso, diciamo, ci sono questioni che passano soltanto attraverso la volontà del singolo, attraverso una individualità, diciamo, sfrenata. Noi vorremmo invece recuperare, come ripeto, il senso della responsabilità collettiva. Questo a cui teniamo, è una cosa a cui teniamo. Se la prossima amministrazione non avrà, perché il comune Torrita sarà penalizzato probabilmente dal censimento, e quindi non arriverà forse a causa del censimento del 2001 ai 1000 abitanti, e non sarà previsto soltanto il vice sindaco, non sarà prevista la giunta, per noi non fa niente, a noi non ci interessa nulla di questo. Tutti gli amministratori, tutti i consiglieri che saranno eletti saranno coinvolti nelle responsabilità, a prescindere da quello che sarà la giunta o non giunta. A noi non interessano questi orpelli istituzionali ed amministrativi e burocratici, a noi ci interessa responsabilizzare tutti i consiglieri che saranno coinvolti nell'amministrazione pubblica, ma non soltanto i consiglieri, noi coinvolgeremo anche quelli che ci sono stati dietro, tutti quelli che ci stanno aiutando in questo momento e che io ringrazio. Siamo tanti, e questa è una cosa che mi rende veramente orgoglioso di essere candidato, grazie passaggio attraverso le primarie, di essere candidato di questa lista. Ne sono orgoglioso di questo. E la nostra lista, dicevo, la nostra lista sì, è una lista politica di centrosinistra, dall'interno ci sono rappresentanti del Partito Democratico, rappresentanti della SEL, rappresentanti della Rifondazione Comunista, ci sono rappresentanti ma ci sono anche degli indipendenti non iscritti ai partiti, del Partito Socialista, ma ci sono anche di cui è rappresentante Sara, c'è Rodolfo che mi sta subito facendo degli appunti, ma sapete, insomma, Sara è l'opposizione, è in rappresentanza del Partito Socialista, ha fatto un intervento straordinario, veramente complimenti a Sara, perché è una scoperta, è stata Sara. Io sono di un'altra generazione rispetto a Sara, conosco i genitori, ma Sara per me è stata veramente una grande scoperta, la ringrazio di aver accettato il nostro invito a partecipare. Quindi, dicevo, ci sono anche degli indipendenti che sono iscritti a partiti, quindi la nostra lista si rivolge ai cittadini. Non si rivolge ai cittadini e vuole essere giudicata dalle idee e dalle persone, dalla storia delle persone che sono all'interno della lista. Noi ci aveva fatto fuori il compagno Menezio, non vota abitualmente centrosinistra nelle elezioni nazionali, nelle elezioni provinciali, ci rivolgiamo a queste persone perché lo sappiamo, stava a ammazzar fratello, si guarda anche alla storia delle persone, si guarda soprattutto alle idee, ai programmi che saremo in grado di portare avanti, e noi saremo in grado di farlo, perché siamo delle persone che quando prendono degli impegni gli impegni li prendono in maniera solenne, e quando prendono degli impegni li porteranno avanti a prescindere, con tutta la passione e l'orgoglio di cui siamo capaci. Questo davanti a tutti, in questo momento noi prendiamo degli impegni, che sono gli impegni che sono nel nostro programma, li porteremo avanti, ne potete star sicuri, e se non riusciremo a fare qualcosa, noi vogliamo parlarne con i cittadini, perché probabilmente non dipenderà da noi, ma dipenderà da contingenze che vanno oltre quella che è la nostra volontà. Quindi questa sera era un po' un'iniziativa a tema. L'iniziativa era quella di fare in modo che
un'amministrazione come quella di Torrita avesse un ruolo importante a livello sovracomunale. Ma noi ci faremo valere, ma abbiamo molto da imparare. Noi ci faremo valere a livello intercomunale, ma abbiamo molto da imparare, lo sappiamo. Quindi noi umilmente, subito dopo le elezioni, ci metteremo a lavorare alacremente, cercheremo di contattare gli amministratori locali, cercheremo di contattare i sindaci qui presenti, ma anche altri sindaci, e cercheremo di iniziare un percorso virtuoso.
sarà una brevissima introduzione dei rappresentanti dei partiti della coalizione che sono a sostegno della lista del rinnovamento per Torrita. Daremo poi la parola al nostro grandissimo ospite Torino Ferilli, che racconta l'esperienza di che sta maturando. Sì, è andata a spingere. Dei soldi, come non c'è nessuno. È andata. Racconterà l'esperienza che è maturata a Fiano con una lista che diciamo è molto analoga a quella che stiamo presentando noi. E poi inviteremo al tavolo i candidati sindaci che racconteranno ognuno, diciamo, darà, immagino vorrà illustrare le sue priorità nell'ambito di un progetto, di un programma, che è comune, e ciascuno presenterà la propria esperienza politica, lavorativa e via dicendo. E poi vorremmo dare la parola a voi, insomma, in qualche modo. Ciascuno che ponga questioni, domande, siamo in una fase dove abbiamo avviato il programma, ma evidentemente questa è una coalizione che proprio è pronta a recepire i suggerimenti e le proposte della nostra cittadinanza. Quindi diamo subito inizio. Tocca a te, il partito per 100 anni è di storia. Allora, quest'anno ricorre il 120° anniversario della fondazione del Partito Socialista, avvenuta nel 1892 a Genova. Non mi nascondo che questa sera sono emozionato, perché la partecipazione a questa competizione elettorale, rinnovando quello che è la storia del Partito Socialista, che ci vede impegnati qui a Torrita in una competizione difficile, perché qui, come sapete tutti, usciamo poi da 15 anni di gestione personalizzata, abbiamo la differenza che rispetto ad altre competizioni elettorali che si sono svolte un po' dappertutto, noi siamo la lista del centro-sinistra che è riuscita a mettere insieme oltre al Partito Socialista, il PD, Sinistra Ecologia e Libertà, la Federazione della Sinistra e gli indipendenti di Torino, una parte dei cittadini che presenteranno candidati nella lista, anche un loro esponente. Quindi io la chiudo qui dicendo che come Partito Socialista siamo impegnati, che non ce la portiamo da casa, c'è questa anomalia che non abbiamo come avversario una lista di centrodestra, che si contrapporrebbe centrosinistra e centrodestra, no, qui abbiamo due liste che sono personalizzate nelle persone che voi conoscete benissimo, e io lancio lo slogan che deve contraddistinguere la nostra lista: è l'amore che conta del centrosinistra per Torrita. Compagni, forza, amici, noi dobbiamo crederci per portare a casa un risultato. Oggi ascolteremo i tre candidati sindaci che alle primarie, in cui tutte e tre insieme vince il migliore, e che dobbiamo fare di quella giornata una giornata molto partecipata. Grazie. Do la parola a Marco Sorella, in rappresentanza del Sinistra Ecologia e Libertà. Io ho trovato una frase che secondo me rappresenta e sintetizza al meglio il carattere che noi vogliamo dare alla nostra coalizione. Questa frase dice: politica è l'amministrazione della comunità, della polis, per il bene di tutti, la determinazione di uno spazio pubblico al quale tutti i cittadini partecipano. È una frase di Aristotele, quindi non è, diciamo, una frase che risale all'altro ieri, ma sintetizza fortemente quello che questa lista deve essere. Una lista che chiede la partecipazione, che rivendica una partecipazione, che è l'elemento che in questi anni lunghi, più di 15 anni, è mancato a Torrita. C'è stata un'assenza di confronto pubblico, un'assenza di progettualità in qualche modo condivisa. Questo è pesato enormemente in questa comunità che in questi anni è fortemente regredita. Io lo voglio dire perché
è, credo, un pezzo di questa storia di questo paese. Qui il centrosinistra ha governato per anni, ha realizzato degli obiettivi, poi il centrosinistra si è diviso e questa divisione ha pesato enormemente sullo sviluppo della città. E quindi noi dobbiamo capire che la ricomposizione politica che si realizza con questa lista è un bene per tutti quanti. Per questa ragione Sella appoggia senza condizioni questa lista. Senza condizioni vuol dire effettivamente senza condizioni. La sostiene pienamente perché è un atto politico di ricomposizione che può riaprire una speranza per questa piccola città. Io sono fiducioso perché noi abbiamo delle premesse che dobbiamo saper leggere. A Torrita il referendum per l'acqua e il nucleare ha avuto un successo enorme di partecipazione e di voto, perché si è votato più che bene. Quindi dimostra una sensibilità che va stimolata, che va raccolta e in qualche modo indirizzata. E spiace dire che siamo arrivati quasi alla chiusura della legislatura e ancora il Comune non ha recepito la proposta di modifica dello statuto che noi abbiamo avanzato, che recepisce i contenuti del referendum. Io spero che a conclusione ci sia la possibilità di realizzare questo. Un'ultima cosa, noi dobbiamo avere un programma molto praticabile, raccolta differenziata, acqua, beni comuni, servizi sociali. Sappiamo che questa avviene in una crisi progressiva e con difficoltà di risorse enormi, ma qua abbiamo, per questa ragione abbiamo i candidati giusti per affrontare un tema come questo. Noi oggi ci poniamo nelle condizioni di presentare persone, una lista delle storie per vincere a Torino. Rita Maggioni, responsabile del segretario del PD di Torino. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti in questo passaggio della nostra campagna elettorale, che è un passaggio fondamentale perché restituisce alle persone il diritto di scegliere chi le vuole rappresentare e non sposa invece una prassi oramai diffusa che è quella dell'essere candidato a prescindere. Aggiungo solo due cose a quanto hanno già detto Marco e Rodolfo. Nulla è stato dato per scontato nel percorso che ci ha portato fino a qua. Siamo partiti alcuni mesi fa con le prime consultazioni e siamo partiti in un'ottica con lo spirito di cercare di ricompattare, di unificare gli intenti della cittadinanza intorno a un programma comune. Trovare una strada sulla quale potessero convergere gli interessi di tutti, sapevamo che era difficile, però non abbiamo fin dall'inizio rinunciato all'idea di poterlo fare e quindi abbiamo fatto una serie di consultazioni, abbiamo cercato di ascoltare tutti. Abbiamo seguito un metodo, il metodo è stato quello dell'ascolto e della consultazione di tutti quelli che potevano essere i gruppi di interesse. Non abbiamo tutt'oggi né voglia né energie né mezzi per fare delle promesse individuali, per dire faremo questo o faremo quello. Come dice Marco, i nostri programmi devono essere sfidanti sì, ma realizzabili e praticabili. Da questo punto di vista anche la scelta di candidati a sindaco per la nostra coalizione, quindi per la lista centrosinistra per il nuovo metodo di Torrita, è stata una scelta maturata nel corso di una serie di confronti all'interno della coalizione e anche con una proposta, con un'apertura alla cittadinanza, grazie alla quale siamo riusciti anche ad aggregare sulle nostre linee guida gli intenti di Giuliano Pozzitelli, che saluto con piacere qua, diciamo, con grande sofferenza, ma anche con grande determinazione. Ci fa piacere che ci sia una proposta spontanea di passione e di voglia di comunque aderire a un progetto di cambiamento.
Non mi dilungo ulteriormente, ringrazio di nuovo Torino Ferilli che ha accettato il nostro invito a partecipare a questo, diciamo, primo atto formale pubblico della nostra campagna elettorale. Noi adesso lasciamo il tavolo ai candidati, vi presento via via che arrivano, poi provvederanno loro personalmente a, a tracciare il loro profilo. Marco modererà il dibattito, però diciamo, prima del dibattito, quindi del confronto fra i vari candidati, Ottorino Ferilli ci racconterà qualcosa, insomma, è il sindaco di Fiano Romano, ovviamente non l'ho nemmeno detto perché ritengo che sia sufficientemente noto per tutti questi. Allora, salutiamo il sindaco che è presente, lo ringraziamo dell'attenzione che ci rivolge. Allora chiamiamo i tre candidati che poi si presenteranno da soli. Mario Boschi a tavolo, Giuliano Bozzitelli, li sto chiamando in ordine di estrazione che saranno presenti sulla scheda delle prime. No, è il contrario. No, numero uno Boschi. Numero uno è Bozzitelli. E allora me li avete messi male. No, non era in ordine alfabetico. Ah, allora Bozzitelli, poi e Sergio Vanni. Prego. E noi ci ritiriamo. Autorino la però. Per questa. Ferma. Ferma.
ne porto i lividi, ma non ci penso più. Ho preso ed ho perso, ma guardo avanti, sai dove cammini tu. Dimmi, ti diranno che sono una pazza, è il prezzo di essere stata sincera. Certe occasioni sai che non ritornano, ma fa bene lo stesso. Se la mia dignità è ancora giovane, dimmi, ti diranno che non sono ambiziosa, è il prezzo di amare. Allora, Tiziano, Antonio, Bruno,
Menenio, Giancarlo, Anna Rita, la signora Bruna, la mamma del Ginetto. E Katia non ha nome, a stellina tua. Katia, ma viene? È il mio sole, Katia. Mariti? E mi fa che a forza di darmi caffè mi sta a far diventare negro. Questo è un insieme della cena di sottoscrizione del centro-sinistra per Torino Liberina. In fondo c'è il candidato sindaco, se si leva Mappone, Sergio Papa con Rita, la segretaria del PD, Ciolella che è responsabile del SEL, e Rodolfo Smeraldi, se me vi non lo so, del PSI. Buonasera, un attimo.